L'umanità ce l'ho qui. Non abbiamo muschi, proprio zero. Preghiamo solo di non prendere tossicità in 0 secondi come prima. E andiamo all'attacco. Forse di vedere che, eccole, sono lì. E me le vado a riprendere senza troppa fatica. L'unica cosa è che ancora adesso non sappiamo dove dobbiamo andare, quindi una volta risolta questa situazione, dobbiamo risolvere quella più importante, cioè sapere dove dovremmo andare per... Dai, ci provo. Infatti non ha funzionato mai, ci è mancato poco che morisse come un cretino. Ma d'altronde, Cucuredu tanto sano non sei, quindi... Madonna, la precisione millimetrica nella caduta. Però non siamo dove dovevamo essere. Aspetta! Finalmente! Aia, 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 aia! Scusate. Io mi prenderei un attimino le distanze. Prenderei anche la scala, già che ci sono. Dai, buono tu. No, no, no. Madonna, ma perché mi infilo in questi casini? Mi... Morto. Oh! Ma che cazzo di casino! C'è qualcosa giù anche. Non mi interessa. Preferisco la nebbia, mille volte la nebbia. E ma dove cazzo devo andare? Ah, ok. E anche la stessa cosa. Fino a quando non ci cado dritto da qualche parte dove non devo andare, non lo capisco che qui c'è la... Che cazzo siete? Che bestie immonde! Ah, meno male che vi sciotto, che... Insomma... Ci mancate solo voi. Un puttanaio qua dentro, cioè... Cominciate a menare la minchia pure voi altri. Ah, c'era la scala. Visto cosa ho detto io 5 secondi fa? No. No. E ti ho detto di no. Oh, grazie. Tutti i muschi del caso. Uilla, uilla. Quanta grazia a Sant'Antonio. Ok. Lì ci sono altri schifi di varia natura. La scala, adesso la vedi, prendila. Cretino che non sei altro. Oh, salve. Morto. Madonna. Ma che cazzo siamo in Botswana? Con le zanzare? Una bella bonifica qua. Ci sarebbe... Levati dai. Levamelo. Ok. Che schifi siete voi. Luride zanzare. Vabbè che siamo in estate, ma vabbè, sì. Credo poi te che vai anche a vuoto, ecco. Porca troia, ma rimanete ad altezza di spada, così posso uccidervi come vi meritate. Che Cristo. Oh, bene. Vedo già tanto veleno. Ma col cazzo che vengo lì? Devi venire tu. Ci sono 27 e basta. E basta, sul serio. Avete fracassato la minchia. Quasi quanto delle zanzare vere. E il che è tutto di basta. Quando è no, è no. Ok. Credo di dover andare da quella parte. Oppure adesso giochiamo al tirasegno, perché mi avete rotto il cazzo. Ecco, mi diverto io. Questo è veleno, ok. Per quello c'ho il muschio, neanche tanto. Solo che non l'ho messo nell'inventario, porca di quella miseria. Ecco, il muschio purpureo. Che fa la sua porca figura, tocca da giocare... Che cazzo è quella cosa? Una lumaca, che cos'è? Comunque cosa sia, è morta, come è giusto che sia. Salve. Tocca fare sniper Cucuredu. Però finché funziona, perché negarci la gioia di giocare a fare il piccolo cecchino? Anche se
spada del nemico non funziona proprio benissimo. E mi tocca andarci di cattiveria. Aia. Schifo. Oh, madonna. Ma non c'è un autan, qualcosa, qualche roba che può aiutare? Perché è una roba inconcepibile. Un bel set in mezzo al nulla. Basta, ragazzi, basta. Sul serio. È stata una tortura per i miei testicoli. Lì ci sono tonnellate di segni di evocazione e non me la spiego questa. Come umanamente possibile c'è un falò, attenzione. Un incredibile colpo di schiena. E noi a questo falò ci sediamo alla velocità della luce proprio. Perché tipo stiamo rischiando l'esistenza. Già che siamo, ravviviamo anche sta fiamma così. Anche qua. No. 5 fiaschette non bastano. E vediamo di trovare qualcuno che ci aiuti. Isley di Nord. Con un set che è tutto un programma. E poi non lo posso toccare. L'avrei voluta toccare tutta, ma non posso. Colore improponibile. Non posso fare a meno di notare che c'è veramente tantissima gente che evoca e si fa evocare. E qui è abbastanza palese che si tratti di un mimic. Sì. Non è vero mai. Sono un cretino due volte. E allora andiamo tranquilli. Una scaglia di drago, non so cosa serva, ma nel dubbio lo prendo. E andiamo avanti. Dopo questo simpatico intermezzo, andiamo a fare i grandi culi. Salve, signor Isley! Lei come se la cava con l'arco? Ecco, come il vago sospetto che ne avrò bisogno. Niente, vocazione fallita, questa non si può... La serie è già tanto che ne hai chiamato uno, cazzo vuoi. Proprio. Il sottotesto era quello. E ci muore. Ringraziando il cielo non ci muoio io. Me lo togliete, ecco, grazie. Qui sotto c'è un altro, ma non sono così scemo. C'è un avveniristico ascensore. Oh, siamo stati invasi. È dalla piccola Mildred. Opla. Dove stai? Fatti vedere, cannibale. Ti sto aspettando. Pronto? Basta. Voi, basta. Pure voi, già che ci siamo. Madonnina, madonnina, proprio. Oh! È stata sconfitta senza che io potessi... ti pareva la tossicità, puttanazza, la miseria, ladra. E adesso torniamo a fronteggiare un... l'incubo della tossicità. Se mi vuoi anche avvelenare, no? Sai com'è? Alle volte. Dici, magari una da sola non basta. Il nostro amico non è molto pratico di ascensori. Visto che c'è morto come un cretino, infatti. Credo che non fosse questione di... Madonna, quanto dura la tossicità, me lo spiegate? Perché è impensabile. Torno subito. Bene. Non solo non sono riuscito a far passare la tossicità, mi hanno anche invaso! E sono morto pochi secondi prima che potessi curarmi. E adesso io torno umano. Rifacciamo tutte le cose da capo. E andiamo a riprenderci quello che ci serve. Oh, Cupid Stunt, bel nome. Vediamo se riusciamo a chiamare qualcuno che, insomma, un aiuto mi sa che... è più che gradito. Muore anche lei. Andare a recuperare la mia roba là sopra. La vedo già in lontananza. Abbiamo recuperato troppe robe. Cupid Stunt, torni indietro. Allora, dobbiamo andare di là. Dobbiamo trovare proprio la strada più sicura, tra virgolette.
dico tra virgolette perché tanto, aia, non si fa. Cattivo ragno, non si fa. Dobbiamo veramente muoverci con attenzione per evitare di farsi avvelenare un'altra volta come dei cretini. Oh, che cazzo! Ci mancavano questi con le pietre. Oh, vabbè, Baxter, buonanotte al secchio. Me ne ha tirato un'altra, vero? Sì. Non gli ho fatto un cazzo. Ok, meno male. C'è morto, cosa mi ha lasciato? Escrementi, giustamente. Un altro lì che tira merdaccia. Meno male che non eccelle in precisione. Neanche in difesa, a dire il vero, visto che è morto come nulla. Intanto ci siamo presi una mazza grande che, detta così, suona malissimo. E mi sa che abbiamo trovato la strada, tra virgolette, più sicura. Proprio tra molte file di virgolette. E vabbè. Sono avvelenato. E che ci vuoi fare? È la vita. Dai. A questo punto... il muschio lo uso solo, esatto, una volta qua. E a giudicare dalle ragnatele siamo arrivati in un altro pezzetto piuttosto interessante. E piuttosto conosciuto, soprattutto, di Dark Souls. Signor Cupid Stunt... ci toccano grandi madonne a sto giro. E anche un segno di vocazione, che è sparito. E vabbè. La vita è ingiusta, noi qui. E la peppa! C'è traffico qui, eh? Ui là! Che cazzo di... subito, signor Gustav, con un'ascia del genere! Madonna, che cacchio c'ha questo? Un'ascia da 25 tonnellate? Ben venga! Ben venga, signor Gustav, che ci serve tutto l'aiuto del mondo qua. Che simpatico posticino. Bene. Così come per il drago famelico, finché non la vedi di persona, Kelak, non ti caghi in mano, è inutile. Salve, signorina. Posso cazzo. Ragazzi, datevi una mossa, eh. Ho bisogno di aiuto, e anche in fretta. Le faccio un discreto danno. Loro invece non l'hanno ancora colpita, a dire il vero. No, oh, c'ho la lava anche tu, cretino che non sei altro. Che succede? Ma madonna, ce l'hanno di vizio i boss con le esplosioni in questo cazzo di gioco, eh. Mamma mia, oh. Il Cupid Stunt ci ha lasciato alla velocità della luce. Sono morto in mezzo alla lava. Come il più coglione dei coglioni, proprio. E a ridranghete. Eccoli, salve. No, Cupid Stunt, non hai fatto proprio un figurone. Dove tutto? Già. Lo chiamo qualcuno, l'importante è evocare a sto punto, perché... non ho capito perché si è spento il falò. Evochiamo senza mai stancarci. Signor Chris, se si fida lei a passare di là, faccia pure. Ma perché tanto scemo non è? Vabbè, sì, Cucureddo, se ti disincastri per cortesia. Ok, è arrivato anche lì. Già. La strada alla fine della fiera è la più sicura, quindi sfruttiamola, anche con qualche piccola variazione lungo la strada. Opla. Finita la stamina. Ok. Porca troia! Se vi sembra modo di fare le cose, un pietrone da chilo nelle gengive mi avete tirato, porca di quella puttana. Se vi sembra modo. Siete degli scrianzati, Quindi li superiamo in allegria. Io direi di fare un tentativo con un mio vecchio amico di Dark Souls 3, che erano le dita avvizzite, qui sono le dita rinsecchite, che mi dovrebbero permettere di evocare una persona in più. Andiamo in modalità assalto assassino. Perché ogni tanto va via, si
si distorce la visuale che mi sta facendo venire mal di testa. Ok, siamo arrivati, siamo in 4. Mi raccomando, Kelag, non mi deludere. Questo l'abbiamo evitato. Studiamola con attenzione. Bravissimo, Cucureddu! Sei un maledettissimo fenomeno. C'è uno che le sta lanciando i peggio fulmini della vita e funziona alla grande. Adesso almeno un paio di colpi glieli voglio tirare, sennò sembra che non... che faccio fare il lavoro agli altri. E non mi sembra il caso, non sono quel genere di uomo. Esatto, così. Un po' di lava, giusto per gradire. Zia, sei pericolosissima. Che cacchio, ste esplosioni. Ripeto, ce l'avete di vizio voi boss di Dark Souls, vedo, eh? Se non fate un'esplosione durante la boss fight, non siete contenti. Ocio, ocio. E questa è pericolosa. Infatti, proprio. Come sempre, precisione millimetrica, Cucureddu. Però danni spettacolari, come sempre. E ti si va a fare i grandi culi, Kelag. E ci muori al secondo tentativo. Certo, ho dovuto chiamare un esercito per ammazzarti, ma nel dubbio direi che ha funzionato. Decisamente. Madonna, oggi stiamo andando come un treno proprio. Guarda, ti salto le scale a 4 a 4. Li riscendo le scale e li faccio a 5 a 5, ma scivolo e mi spacco tutti i denti davanti. Eccoci qua, un bello ascensore che non posso raggiungere. Anche un po' di schifo, a dire la verità. Probabilmente questa leva servirà a quello. No. Che cazzo ho fatto? Ah, l'altra campana, come quella che ho suonato con i gargoyle, ok. Non so che cosa comportino entrambe le campane, però... sta suonando quella, la campana che abbiamo appena... ah. Oddio. Dove sarebbe, scusami? Ah, ok. Qui è dove c'era il falò, praticamente. Devo riscendere lì dentro ed entrare di là. Ok. Insomma, un'altra bella passeggiata. Ok, possiamo andare.